Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale realizzata nel centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Questa settimana sono ospiti i consiglieri regionali Luca Barberini del Partito Democratico Buonasera. e Andrea Lignani Marchesani, Gruppo Fratelli d'Italia. Buonasera. Eccoci a parlare innanzitutto come prima pagina di eh, politica, attualità e politica, la legislatura volge al termine, c'è in vista la riforma della legge elettorale, stanno arrivando le proposte, sul tavolo da diversi giorni c'è quella... Del Partito Democratico che prevede un turno unico, un solo collegio in tutta la regione, la doppia preferenza, il no al voto disgiunto. È di ieri invece la notizia di un'altra proposta, questa volta viene dal nuovo centrodestra, che è praticamente contraria, ovvero sia doppio turno se non si raggiunge il 40%, due collegi che coincidono come le due ASL della regione per dare più rappresentatività ai territori. Viene chiesta anche, e anche qui è contraria alla proposta del PD, la preferenza unica per, hanno spiegato i consiglieri di centrodestra, eh, eliminare i possibili ticket uomo-donna in alcuni territori. Vado avanti con le novità dell'ultima ora: il voto disgiunto sì, perché si è più liberi di scegliere. E poi c'è la questione delle firme. Eh, sulla questione delle firme da raccogliere ci sono state anche delle proteste fuori del palazzo, la proposta dell'NCD scende al minimo di 500 firme ma esonera i gruppi politici che siano già in regione oppure rappresentati in Parlamento. Comincio da Andrea Lignani Marchesani, pure consiglieri di centrodestra ma di altro gruppo, Fratelli d'Italia, perché invece secondo Lignani tutti devono raccogliere le firme. È giusto consigliere? Una... Guardi, io parto dal presupposto che la legge elettorale ha passoni poco, i cittadini dell'Umbria che hanno ben altri problemi a cui pensare. Però è uno strumento di democrazia e come tale merita il massimo rispetto. Ora, non esiste legge elettorale perfetta e poi ognuno ha la tentazione di volersela fare su misura. Ora, io mi dico che doppio turno o monoturno non è una cosa che mi appassiona, al contrario dei miei colleghi di centrodestra, perché credo che se il sistema di potere è giunto a un punto di non ritorno nella sua consunzione, eh, questo lo, i cittadini dell'Umbra lo potranno manifestare anche con un turno solo. I cittadini sono eh, più preparati di quanto noi eh, non pensiamo. Eh, però ci sono due questioni che invece credo che l'edano in qualche modo. La, democrazia. la prima è quella della preferenza di genere, perché per questa tutela ad ogni costo del cosiddetto genere femminile, io preferisco usare la parola sesso perché genere evoca ben altre situazioni, che non, sto qui, non è qui il momento di sottolineare. Di fatto eh, si lega la democrazia perché eh, si può, come è accaduto in molti consigli comunali, fare eleggere persone senza un voto e far rimanere a casa persone che invece di voti ne hanno tanti. Uno che non ha una donna o un uomo con cui accoppiarsi dal punto di vista ovviamente elettorale chiaramente può raccogliere tanti voti ma essere superato da un ticket di uno che ha un po' più di voti di lui con, che si porta dietro qualcuno che invece... Eh, di voti non ne ha neanche uno, e questa è una lesione della democrazia. L'altra è la questione delle firme a cui lei faceva prima riferimento. Noi dobbiamo evitare, ed è questo lo spirito della raccolta di firme, che il verticismo dei partiti imponga scelte a chi invece è radicato sul territorio e credo che sia proprio tutela dei consiglieri regionali che sul territorio sono radicati perché hanno sempre raccolto preferenze e il posto non gliel'ha regalato nessuno, avere firme, e non dico tantissime perché è giusto che ci sia una possibilità di accesso per tutti, ma la proposta del PD da questo punto di vista mi convince, 1.500 firme per tutti, una soglia accessibile, ebbene in questo modo chi ha le firme ha, possibilità di potersi presentare. Chi non ce le ha, ebbe, deve smettere di pontificare. Anche il fatto che uno è rappresentato in Parlamento o in Consiglio regionale usa questi gruppi per poter, come vertice del partito, imporre scelte. Questo è inaccettabile e quindi la raccolta delle firme è una garanzia di democrazia e non un'antitesi alla stessa. Sul resto poi possiamo discutere, ripeto, alla fine come si dice e concludo, si stacca i frati si zappa l'orto, uno vede quello che viene fuori e poi prenderà le proprie decisioni. Barberini, in campo più proposte, abbiamo detto, eh, non si sa ancora che strada prenderà il Consiglio regionale perché la materia è in divenire. No, non si sa, però condivido eh, la, la premessa che faceva il collega Lignani, cioè... Eh, è una materia che può non appassionare eh, i, i nostri concittadini umbri, però due elementi ci impongono, a mio avviso, di affrontare la questione. La prima, come risaputo, eh, i consiglieri regionali dell'Umbria dalla prossima legislatura scendono da 30 a 20 e quindi già lì è un dato di fatto che dobbiamo a, affrontare, posto che l'attuale legge elettorale dice una cosa diversa. L'altro elemento che a me sta particolarmente a cuore in quanto sono firmatario già di una proposta di legge, già all'inizio della legislatura è dobbiamo togliere quella sconcezza che è rappresentata da Credo che debba e qui credo che parecchi, non solo del, 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 del gruppo di, dei gruppi di maggioranza, ma anche dell'opposizione, vogliano superare eh, questa, questa, questa contraddizione, questa, questa situazione. Questo perché? Perché dobbiamo, eh, credo, venire eh, incontro ad un'esigenza di democrazia, cioè chi eh, è eletto è perché i cittadini lo hanno scelto non perché invece è indicato da, eh, da partiti o da referenti, quindi questo direi che è un elemento che eh, dobbiamo riaffermare nella prossima, nella prossima legge. Eh, certo, poi ci sono sistemi elettorali, io particolarmente e eh, personalmente farei con molta chiarezza il doppio turno anche per eleggere l'amministratore di condominio, figuriamoci se non, non lo vedo come una soluzione praticabile anche nelle regioni. Eh, perché il doppio turno agevola, se vogliamo, la formazione eh, della maggioranza, una maggioranza più coesa nell'attuazione del programma. Nel mio gruppo, nella maggioranza, si è andato su una soluzione diversa, ovviamente, e eh, 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 andremo avanti e cercheremo di convincere eh, a ottenere la maggioranza sulla soluzione del, 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 del turno unico. Eh, penso che ci sia la necessità di fare una legge elettorale. Eh, che non eh, trovi la condivisione solo dei gruppi di maggioranza, perché quando si stabiliscono le regole del gioco è opportuno, è necessario eh, che attorno al tavolo si provi quantomeno a costruire un ragionamento molto vasto e ecco il motivo per cui eh, si cerca no, di parlarne in commissione e cercare un coinvolgimento anche dell'opposizione. Quando si parla di regole dobbiamo costruirle insieme, quando si parla eh, di gestire, di fare delle scelte politiche ovviamente la maggioranza decide e l'opposizione controlla. Eh, Sulle regole del gioco dobbiamo costruirle insieme. Sulla questione eh, che metteva eh, in evidenza della preferenza eh, io eh, sono appassionato, mi sono appassionato alla politica quando eh, e non ne faccio un ragionamento sulla preferenza di genere, ma non mi convince la preferenza plurima, cioè la costruzione di cordate che vengono messe in campo nel momento in cui eh, si può dare una, più di una preferenza. La preferenza secca è brutale, eh, però credo che sia maggiormente democratica. Evita proprio accordi sottobanco più o meno più o meno espliciti. Indubbiamente però il problema della rappresentanza femminile nelle istituzioni è un problema serio, è un problema sentito e quindi forse un punto di mediazione su questo aspetto dobbiamo e, dobbiamo e vogliamo trovarlo. Abbandono la pagina politica per passare ad altro e la stretta attualità parla di una nuova direttiva dell'Unione Europea abbastanza importante. C'è un rapporto che si chiama WAS e riguarda l'ambiente, riguarda i rifiuti, riguarda il futuro quindi di tutti noi. Oltre il 70% ancora finisce nelle discariche, parliamo di rifiuti. Non parliamo di Umbria con questa percentuale perché le regioni schedate su questo sono Sicilia, Calabria, Lazio, Liguria e Puglia. Da noi. È meglio, però la direttiva dell'Unione Europea dice che tra due anni comunque le discariche saranno stracolme. E I vantaggi di raccolta differenziata, di riciclo, di riuso sono più posti di lavoro e meno emissioni serra. C'è una stima anche in questo documento, in questo WASP Report, eh, che prevede al 2030 per l'Italia, se si sceglie di cambiare strada, addirittura vantaggi economici per 15 miliardi di euro. Io vi lancio la palla, consiglieri, ricomincio da Andrea Lignani Marchesani perché questa è questione veramente cruciale anche per il nostro territorio. Assolutamente sì, chiudo subito una parentesi sull'argomento di prima. La rappresentanza femminile in Umbria non è un problema perché è da 15 anni che abbiamo una presidente di Regione che appartiene. Salvo prova contraria, al sesso femminile. Probabilmente, forse la riavremo anche nella prossima legislatura, anche perché si parla di candidate donne in tutti gli schieramenti, quindi non vedo quale sia il problema della rappresentanza femminile. Venendo ai rifiuti, che è un problema è vero, io credo che qui dobbiamo uscire una volta per tutti, ma eh, da eh, delle, delle contraddizioni enormi che stanno nella maggioranza regionale, che sono purtroppo contraddizioni ideologiche, perché quando noi continuiamo a sentire. Questo refrain stupido, mi permetto di dire, senza voler offendere nessuno, che di eh, meno discariche, no agli inceneritori, no ad altri strumenti, più raccolta differenziata, è un'emerita cretinata, perché non è che con la raccolta differenziata e basta si può chiudere un ciclo di rifiuti. Questa è una pia illusione da cui dobbiamo sgombrare assolutamente il campo, perché poi dovremmo parlare anche di che fine fanno i rifiuti differenziati, perché molti di quelli devono essere in ogni caso smaltiti, reciclati e rimessi in circolo e quindi occorrono sempre degli impianti che chiudono questo tipo di, eh, di cerchio, di circolo appunto dei rifiuti. Noi continuiamo a, eh, ad avere un piano di rifiuti ormai datato 2009, questa legislatura non è stata capace, per colpa della maggioranza della Giunta più che altro. Dico io, di fare un nuovo piano di rifiuti sempre per i problemi di contraddizione interna della maggioranza della sua ala più sinistra. Ecco, oggi, eh, una recente interrogazione che ho fatto in Consiglio regionale, l'assessore Rometti di fatto dice, e non poteva dire altrimenti, che non ci sarà un nuovo piano di rifiuti in questa legislatura perché siamo alla fine, ma una sorta di adeguamento attraverso una delibera di giunta, che è cosa ben diversa erano stati presi impegni con molte comunità interessate dove insistono le discariche, parlo della scorsa legislatura, in cui queste discariche sarebbero state chiuse, vediamo esattamente il contrario, perché un altro grande problema di questa regione è quello di avere una eh, normativa impazzita dove non si capisce assolutamente niente. C'è una norma regionale approvata l'anno scorso che istituisce un ambito unico regionale che dovrebbe tendere ad avere una tariffa unica e un gestore unico, invece continuano ad operare gli ambiti territoriali integrati 4 all'interno dei quali operano. Più gestori e all'interno delle stesse aree, e dei gestori ci sono addirittura differenti tariffe, e questo è verificabile, quindi un assoluto fallimento da questo punto di vista. E vediamo che ci sono a breve gare d'ambito, le quali verranno vinte, perché hanno dei vincitori annunciati, da eh, associazioni temporanee di imprese fatte dalla sommatoria degli attuali gestori, cioè nulla cambia e si continuano a investire eh, capitali, milioni di euro, parliamo di milioni di euro, nell'ampliamento delle discariche. Faccio l'esempio della discarica di Bella Danza che è quella vicina a casa mia, di fatto c'è già un progetto fatto, un piano industriale fatto dal gestore di quelle zone che prevede che questa discarica andrà avanti almeno fino al 2030 e verrà entro il 2025 raddoppiata. E questo eh, mi pare un assoluto fallimento quando ci vuole il coraggio, e chiudo, di chiudere il ciclo con degli impianti che non si devono chiamare inceneritori anche perché non lo sono più, perché ormai abbiamo termovalorizzazioni di nuove generazioni, anzi addirittura in proprio termine di valorizzazione, ma ci sono impianti che possono smaltire bene i rifiuti, che si autofinanziano con l'energia che producono e che hanno un impatto ambientale infinitamente minore e possono alla fine tendere anche a una cosa che sta estremamente a cuore ai cittadini, che è la diminuzione delle tariffe. Oggi con questa situazione non solo le, le tariffe non diminuiranno, ma aumenteranno. E' sotto gli occhi di tutti che negli ultimi tre anni è cambiato il nome della tariffa, ma invece le somme che i cittadini devono versare sono sensibilmente aumentate e questo è sicuramente un problema, ma è anche un fallimento dell'attuale giunta regionale. Barberini, questo è argomento che interessa molto la gente, perché riguarda il territorio, riguarda la salute, l'ambiente ed è anche motivo di strategie politiche che vengono ad evidenziarsi, no? Qui le posizioni... Sono e le posizioni sono chiare e credo quando affrontiamo, tra l'altro questo è un argomento che mi appassiona particolarmente anche per una serie di competenze e di esperienze che ho vissuto nel, nel passato, oltre al ruolo eh, politico, dobbiamo mettere in evidenza due aspetti, il primo che eh, la, avere discariche nei territori è come nascondere sostanzialmente la, la polvere sotto il tappeto, Creiamo delle bombe ecologiche che stanno lì ferme, che sembra che non, in, non, non, non incidano sull'ambiente, sulla salute delle persone, e invece sono lì che stanno, che sembra che dormono ma sono, purtroppo hanno delle conseguenze per la salute e per l'ambiente veramente drammatiche e che eh, si eh, vanno avanti per, per diversi anni. Questo è il primo problema. Sta a significare che la soluzione delle discariche per chiudere il ciclo dei rifiuti è una soluzione ormai non più percorribile. L'altro elemento dobbiamo però mettere in evidenza perché nel ragionamento che faceva il consigliere Andreani, ma capisco non poteva far, non eh, sottolinearlo, lui lo sottolineo io in questi anni qualcosa è stato fatto, mo, ah, direi parecchio è stato fatto. La regione dell'Umbria è tra le regioni eh, d'Italia che, che in questi cinque anni ha aumentato percentualmente eh, di più la raccolta differenziata. Qui dovremmo aprire anche un altro capitolo, capire come la misuriamo questa raccolta differenziata. Nel senso che e dobbiamo andarla a misurare non tanto eh, nel momento nella fase della fase da raccolta ma nel momento in cui cioè, avviene il conferimento molto spesso tanto di quel rifiuto che viene differenziato eh, presso le aziende o sotto le abitazioni poi per tutta una serie di motivi tecnici, di cultura eh, civica dei cittadini, eccetera, non può essere destinato al riuso e al riciclo perché magari non è, non è trattato bene, non è separato bene. Quindi il primo ragionamento che dobbiamo fare è continuare sulla raccolta differenziata, sostenendo le imprese eh, che sono deputate a questa eh, attività, ma investendo molto in formazione, informazione, in cultura per veramente cercare di recuperare. Poi condivido un ragionamento del collega Lignani, eh, anche spingendo al massimo la raccolta differenziata sappiamo bene che una parte resta, una parte resta e quella parte non può andare a finire nelle discariche, eh, quella parte allora la chiusura del ciclo dei rifiuti è un problema che dobbiamo affrontare. È un problema che non può eh, non, essere affrontato, come dicevo prima, con le discariche e quindi ovviamente la, la chiusura non può che essere la termovalorizzazione. Allora, la possiamo gestire a quel punto? Fatta una raccolta differenziata spinta? Ha più senso un termovalorizzatore nella nostra regione o possiamo pensare ad altro? Questo è il, è il ragionamento, però sicuramente la chiusura va affrontata in questi termini. Metto in evidenza un aspetto. E, e legge, gli impegni della prossima legislatura, e, a, così anche a confermare quello in qualche modo e a contrastare quello che diceva il, il consigliere Lignani, gli impegni della prossima legislatura dovranno essere riorientati maggiormente su un ruolo diverso della regione, cioè dovremmo riappropriarci del ruolo di pianificazione, di programmazione e qui metto anche il piano dei rifiuti, ma metto anche il piano sanitario, metto anche il il piano dei trasporti. Cioè dobbiamo ri ritornare ad essere una regione ancora di più, dico, che punta su strumenti di pianificazione, che punta su strumenti di programmazione e poi le cose la fanno gli enti comuni in particolar modo. E però noi dobbiamo esercitare quel ruolo, esercitarlo in maniera ancora più incisiva. Quindi il piano dei rifiuti probabilmente noi la faremo, anzi sicuramente a definirlo nei prossimi, nei prossimi mesi, perché la legislatura ormai è al termine, ma credo che debba essere sulla base di questi principi per quanto mi riguarda l'impegno principale, il primo impegno che dobbiamo portare avanti nella prossima legislatura. Torno ad Andrea Lignani-Marchesani per una mozione che è venuta proprio dal suo gruppo Fratelli d'Italia, il sostegno alla maternità, quindi riparliamo di donne. Su questo argomento tra l'altro c'è larga condivisione da parte del Consiglio regionale. Lignani, in che cosa consiste questa proposta di legge che mandate avanti? Consiste di fatto... È più che una proposta di legge è un atto di indirizzo, come chiaramente poi deve essere definito nelle memorie del bilancio di previsione, ma è di tutta evidenza che il problema demografico è un problema che salta agli occhi nella regione, anche a maggior ragione in una regione piccola come l'Umbria, dove bene o male il numero dei residenti provenienti da fuori regione o addirittura fuori dall'Unione Europea, eh, la somma degli stessi è ben oltre il 10%. In età scolare addirittura siamo eh, vicini al 15%. Tutto questo significa che chi viene da altre culture, bene o male, è preso meno dai livelli consumistici in cui il mondo occidentale è in qualche modo ha sviluppato e chiaramente ha meno problemi dal punto di vista della procreazione dei figli. Oggi invece una società ormai vecchia, ormai tutto sommato china su quella che è la civiltà dei consumi e non abituata magari ad altre politiche di sacrificio, va a un livello di crescita zero che è un suicidio stesso della propria comunità e della propria civiltà. Noi dobbiamo in qualche modo incentivare il fatto a ritornare a fare figli, a fare in modo che la crescita zero sia in qualche modo invertita, anche perché la demografia è ricchezza, dobbiamo far capire questo: una cosa difficile oggi, perché mettere al mondo un figlio. È sicuramente un atto di responsabilità che impegna per decenni, eh, con difficoltà che vengono sotto gli occhi di tutti: quale scuola dovergli fare, quale futuro poter dare, quale posto di lavoro potrà avere in qualche modo in futuro eh, la prole, però è un qualcosa che va analizzato. Si può cominciare con piccole ma significative cose, sgravi fiscali, incentivi alla maternità, qualche cosa. Che è fatta anche a livello nazionale, ma che è fatta male. Se pensiamo che l'anno scorso l'Inps ha fatto un bando in cui eh, di fatto si davano eh, le possibilità di poter finanziare gli asili per tre mesi a coloro che avevano eh, nuovi nati, di fatto però questa cosa eh, andava ad aiutare solamente coloro che avevano redditi alti perché eh, il finanziamento dell'asilo eh, di fatto lo poteva fare chi se lo poteva permettere, e chi non se lo poteva permettere veniva eh, oltremodo escluso e soprattutto dovevi essere in qualche modo iscritto all'Inps e questo poteva addirittura togliere dalla platea tutti coloro che non avevano un lavoro e che non erano iscritte a quella cassa previdenziale o addirittura eh, altre situazioni eh, di eh, bando poco conosciuto di commercialisti che ti potevano proporre lo stesso e tutti coloro che erano fuori da chi poteva permettersi delle fonti di informazione non l'hanno fatto. Il risultato è che questo bando è stato vinto da persone che avevano redditi altissimi ed è una cosa che francamente è eh, grida vendetta al cielo. Dobbiamo in qualche modo cercare di eh, fare il contrario. Di poter la Regione prevedere delle poste di bilancio ad hoc e questo è lo spirito della mozione presentata sperando appunto che già nell'ultimo bilancio della legislatura questo possa in qualche modo essere messo in campo. Un segnale che si deve dare nell'ambito sociale non solo in questo ma anche nel diritto alla casa, nel prevedere la possibilità per giovani coppie di poter accedere. Vedo che in questo la regione in qualche cosa si è mossa, però dobbiamo in qualche modo incentivare per fare in modo di mettere sul piatto anche quelle che sono, e concludo, spese obbligatorie e spese libere che sono sempre meno nel bilancio regionale, un bilancio estremamente rigido, ma utilizzarle per queste poste di bilancio piuttosto che eh, per fare delle piccole clientele elettorali che alla fine non danno neanche quello eh, che si vuole ricercare, ovvero il consenso elettorale, ma, eh, e non danno sollievo a chi invece ne ha evidentemente bisogno. Barberini, su questo forse avrete punti di contatto, ci sarà condivisione da parte? Sì, sì cioè, ci stiamo lavorando per affinare il domani, però è le, 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 estremamente condivisibile. Eh, il percorso è quello, aiutare le famiglie, aiutare, sostenere le famiglie che hanno, che hanno figli. Eh, e lo dobbiamo fare eh, partendo dai bisogni primari che sono la casa, che sono la scuola, che sono la formazione, che sono la salute, eh, che, so, che è il lavoro. Ecco, sono tutti gli strumenti eh, che la politica deve, le istituzioni devono mettere in atto. Eh, per quanto riguarda la regione, ci sono tra l'altro sulle politiche abitative, per esempio, fatti molti, molti interventi anche in questi mesi nel sostegno all'acquisto all dell'abitazione alle giovani coppie, alle madri, o, ai genitori singoli con, con figli. Sono tutte situazioni. Non solo per l'acquisto, anche per, eh, per gli affitti. Sono tutte situazioni che ci vedono eh, d'accordo e su cui dovremo lavorare ancora di più. Eh, battuta, eh, è chiaro, vedo anche un po' di contraddizione eh, su questa, in questa proposta. Eh, laddove il, eh, il comune, un comune tipo quello di Assisi, che è governato da una coalizione di centrodestra da tanti anni, è proprio il comune eh, che è forse l'unico comune umbro che non ha una, eh, un asilo, una scuola materna, eh, una scuola eh, che, che non pubblica. È un dubbio così che mi assale. Dice vogliamo, se vogliamo essere coerenti lo dobbiamo essere fino in fondo eh, e quindi si vuole aprire questo dibattito no, sulle scuole però, pubbliche o private, vabbè, però dovremmo anche fare in mezzo. però c'è però c'è. sarà di, un caso. Io non, non sono contrario alle, alle scuole. Però mi stupisce che un comune come Assisi non riesca a dare una proposta non, solo, non che debba essere solo pubblica, ma pubblica anche in questo intervento, anche in questo settore è paradossale e quando si viene a dire poi sosteniamo la famiglia, poi le stesse famiglie che non hanno la possibilità di mandare i, far... i, i bambini alla Molto quindi... rapidamente dico solamente due cose. Primo bisogna fare in modo che nella scuola pubblica venga preservata la cultura e la tradizione. Anche religiosa delle, delle nostre comunità Andrea, storiche. Questo non è. non è possibile. Andrea, lì non c'è. Vai negli asili pubblici. Seconda questione, seconda questione: non è possibile nel ricorso alla scuola pubblica, negli asili pubblici, come alla sanità, che chi ha redditi medio-alti debba avere rette più alte che nel privato, perché questo crea un danno. Questo crea un vero. danno. Questo è, questo è un danno perché chiaramente. È preferibile andare, fare in modo che anche chi ha redditi medio-alti finanzi il pubblico invece che andare sul privato. Ma è chiaro che se trova migliori condizioni, migliori servizi e minori tariffe, eh, questo non avviene. Questo crea un circuito negativo eh, di, di, di involuzione che non aiuta nessuno. Quindi ripensiamo queste cose, perché altrimenti, eh, questo vale anche nella sanità. Non è possibile che chi ha una fascia medio alta nel privato spenda meno che nel pubblico. Perché per per momento, esserci competizione, ecco. che a cui tenete tanto, serve il soggetto pubblico e no, no, il ci soggetto tengo. privato. Io non ci lì tengo no, alla competizione. No, no, no Lì non c'è, è, è un, un dato di fatto. Però sono un dottore della che, sussidiarietà. Non è che, ecco, non non è, la adesso era solo un, un esempio, non una non citazione. Rimangono due minuti anche meno. Ho due risposte brevissime Beh, sì. che vi chiedo, due domande, cercherò di essere veramente pochi secondi. Comincio da Barberini. Brochure del Salone del Gusto a, a, a Torino: non c'era Foligno? Lei si è arrabbiato moltissimo. Esclusione assurda. Beh, poi ho scoperto, rileggendolo, ho dato risalto a Foligno perché me l'avevano fatto notare, effettivamente è così. Poi ho scoperto che parecchi pezzi dell'Umberi erano esclusi da, questo, da, questo, da questa brochure. Eh, certo, andare al Salone del Gusto, promuovere l'Umbria, andare con un catalogo, una brochure vecchia e che dimentica a metà dei territori regionali è una cosa che, che grida vendetta. Eh, L'assessore, il caro amico Fabrizio Bracco, come ha detto, mi ha risposto ha detto nella sostanza che l'abbiamo cambiato solo in parte, credo la risposta sia ancora più drammatica della, della soluzione prospettata, nel senso che hai modificato e continuato a sbagliare. Quindi, passa Beh, no, però, no. Quando le cose vanno male bisogna avere il coraggio di dirle e dirle che dobbiamo cambiarle, riformarle. Eh, Un'Umbria, una regione che valorizza il brand, che valorizza i territori, che punta sulle tradizioni turistiche, agroalimentari e, e sui nostri territori non può dimenticare. Di, di pezzi importanti, di cultura, storia, di gastronomia. Eh, è stato un errore, un errore che mi auguro nei prossimi mesi si risolva, eh, non certamente nella, nella risposta che è stata data. Il consigliere Ignani Marchesani invece si è arrabbiato col regolamento delle polizie locali, l'omologazione delle polizie locali. La Regione ha fallito su questa legge sicurezza. Io sono favorevole all'omologazione delle polizie Polizie locali. Il problema è che è inutile fare un regolamento in cui si disciplinano le divise, fino anche le divise da sci o le divise da barca eh, dei vigili urbani, ma non si omogeneizzano i comportamenti che devono essere evocati alla anche alla repressione e quindi prevedere l'armamento per tutti i vigili urbani, almeno per i neoassunti, per i nuovi arrivati, perché altrimenti ci sono comuni che fanno questo, comuni che non lo fanno per motivi meramente ideologici. Chiudo con una battuta, eh, l'unica cosa che condivido del consigliere Barberini è che ha trovato la sintesi sul mio lungo nome e cognome, mi ha chiamato consigliere Andreani, va bene così. Eh? <ride> <ride> Grazie, Consiglieri. È lungo, Il troppo troppo consiglieri, I consiglieri Lignani, Marchesani <ride> e Barberini e naturalmente tutti voi che avete seguito questa puntata <ride> di Il Punto. Alla settimana prossima. Arrivederci. Arrivederci.